possiamo cominciare. Allora, buonasera a tutte e a tutti. Io non mi prendo molto tempo perché non sono io lo studioso di marxismo e a voi non me ne frega niente di quello che devo dire io. Vorrei solo dirvi perché facciamo questa cosa. Non c'è nella nostra intenzione né la salvazione, nonostante siano 200 anni dalla nascita di Marx e 170 pubblicazioni del manifesto, che pure sono date importanti, ma il nostro problema non è celebrare. Il nostro problema è dire che bisogna cominciare a parlare di Marx, perché io, forse vado la prima, io non ho una formazione umanistica, io ho una formazione scientifica. Quello che mi ha affascinato di Marx, quando ho cominciato a leggere, al di là del progetto sociale politico che ovviamente condivido, è la parte scientifica, cioè la capacità di costruire un sistema di analisi dell'economia e non solo dell'economia della storia, guardando le grandi forze che lo muovono e non ai singoli bisogni delle singole persone. Questa cosa è dimostrata così potente che tutto quello che sta succedendo adesso è previsto, ovviamente prevedibile e descritto da molto tempo. Quello che sta succedendo, che è il crismo, in corso, quello che sta capitando, è previsto, è ampiamente descritto da Marx molto tempo prima. La seconda cosa che mi ha sempre affascinato è che Marx non è un profeta. E mi piace molto che il libro di Paolo, parte il libro naturalmente, mi piace molto la scelta della copertina di Marx giovane, perché noi ce lo immaginiamo, lo pensiamo tutti sempre con il barbone, con l'aura dello studioso. Ma Marx è stato un rivoluzionario per strada, con la gente, con le insurrezioni, il pensiero, i litigi, con tutti i suoi difetti, eccetera. Tutto questo fa sia del suo pensiero che della sua azione un riferimento importante a noi e che richiede di essere capito. E gli strumenti forniti, dobbiamo capire come li usiamo e come li aggiorniamo, laddove siamo capaci e abbiamo bisogno, per gestire quello che sta succedendo ora. Ripeto, previsto, prevedibile, ma cosa facciamo? In questo senso a noi interessa riparlare di Marx e per questo abbiamo invitato Paolo e Ferruccio a parlarci di questo tema. Io lascio subito la parola a Ferruccio e buonasera. Nel 200° anniversario della nascita.
Questo volume espone principalmente la vita e il pensiero di Marx, ma non si sottrae al compito di mettere sotto la lente di ingrandimento alcune distorsioni altrui che hanno oscurato le idee e le prospettive politiche di Marx. La teoria marxiana è stata oggetto di attacchi ciclici più o meno intensi che si succedono nei tempi di Marx, quando pubblica per la critica dell'economia politica e fino ai nostri giorni, quindi grosso modo dalla fine degli anni 1850 fino a oggi. E Paolo Ferrero lo nota bene, ci sono interi dipartimenti universitari e altre istituzioni che hanno costruito le loro fortune e hanno trovato finanziamenti anche molto pingui, denunciando le prospettive marxiane e accusandole di alcuni dei peggiori errori della storia recente. Gli attacchi a Marx si muovono generalmente lungo due direttrici. La prima direttrice è quella di sostenerne l'irrilevanza, dando per scontato che il mondo contemporaneo non ha più nulla a che fare con la prospettiva marxiana, che ormai è sepolta nella notte dei tempi. La seconda è quella di attribuire alla teoria marxiana la responsabilità primaria del fallimento e degli errori dello stalinismo e del socialismo reale in genere nell'URSS e anche dei paesi che si sono proclamati socialisti. Tuttavia, gli scritti di Marx continuano a suscitare interesse nel mondo. Se così non fosse, avrebbe vinto la linea dell'irrilevanza di Marx, già proclamata ripetutamente e in termini solenni dalla socialdemocrazia tedesca nel 1959, congresso, qualcuno se lo ricorderà, congresso della SPD di Bad Godesberg nel 1959, dopo che per quasi un secolo l'SPD si era ispirata almeno a parole a Marx, decretava la fine della rilevanza di Marx. E quindi è stato necessario il 68-69 per voltare pagina, per separare Marx dal socialismo reale di derivazione sovietica e per ragionare lasciando parlare i testi di Marx, quelli conosciuti, quelli poco conosciuti e quelli per niente conosciuti fino agli anni 70 e anche oltre. Tuttavia gli anni 70 sono anche gli anni del contrattacco al movimento internazionale del 1968-69, che intende verificare i poteri entro le democrazie. Il contrattacco è quello che si può definire la terza guerra mondiale, una guerra mondiale strisciante. Qualche altro, illustre commentatore la chiama anche la guerra mondiale a pezzettini. Congelamento dei salari negli USA nel settembre del 71 fa da antesignano, poi prosecuzione della guerra nel Vietnam con altre centinaia di migliaia di morti quando Washington dava ormai la guerra per persa, poi il golpe in Cile del settembre del 1973, lo shock petrolifero nel novembre dello stesso anno, l'inasprimento della repressione anti-apartheid in Sudafrica e avanti in questo passo negli anni 70. Questo tentato affossamento globale del 68-69 non è riuscito. Tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, paradossalmente, in concomitanza proprio con l'avvento della destra, cioè della Thatcher in Gran Bretagna e di Reagan negli USA, emerge una linea oppositiva che permette una certa libertà di espressione della sinistra anche nei paesi di lingua inglese. La reazione contro tutto quello che sapeva ancora di
68 si concentra in misure concrete con la deindustrializzazione delle zone calde. Detroit naturalmente fa questo da prima cavia e più importante cavia nel mondo occidentale, Liverpool in Inghilterra, la delocalizzazione, la precarietà, la fuga dei capitali verso paesi a basso salario, il Messico, le quattro tigri asiatiche e poi finalmente lo sbarco in Cina. Dunque la lotta di classe non è un fantasma inventato dai marxisti, c'è ancora e i capitalisti la fanno molto pesantemente e secondo me non l'hanno vinta, nonostante quello che dice Buffett, uno degli uomini più ricchi negli Stati Uniti, il quale dice che la lotta di classe c'è, ma l'abbiamo vinta noi sostanzialmente. Per intanto Marx viene preso alle buone anche in quartieri alti, al fine perlomeno di capire, laddove si era cercato di trattarlo come un cane morto. E questo succede specialmente dopo la Seconda Guerra Mondiale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è una lotta di classe, soprattutto in Europa, che lascia impensieriti anche i dirigenti di Washington, e quindi non possono più trattare la questione del marxismo come una questione secondaria. Nei paesi del cosiddetto blocco socialista, per contro, Marx viene fatto studiare a frammenti, mentre sono massicce le dosi di Engels, del Lenin che disciplina e mette in riga, e dello stesso Stalin. Allora, questo libro di Paolo Ferrero e di Bruno Morandi va contro le presentazioni comode di un Marx fermo agli scritti precedenti, il manifesto del Partito Comunista. Cioè un Marx pre-1848 che era messo nel pantheon dei grandi pensatori dell'Ottocento. Una delle operazioni prudenti che è stata condotta in Italia è stata la traduzione da parte di Norberto Bobbio dei manoscritti economici e filosofici del 1844-45 e che evidentemente non dava troppi pensieri. Per contro Marx è solitario e finito, diceva un lungo articolo del Wall Street Journal di almeno un 15-20 anni fa. Marx è uno stratega politico a parte, non dispone di grandi doti di tattico, qualche volta ha preso dei tremendi granchi sul piano tattico, ma ha il merito di guardare lontano, di essere uno stratega, di non conare l'impegno politico che si sposa con la ricerca scientifica, una ricerca scientifica che è puntata al rovesciamento dello stato presente delle cose. Allora, Paolo Ferrero racconta a grandi linee la vita di Monsieur Rimbaud, perché a un certo punto, come spiega appunto Ferrero, a Parigi cambia nome e si fa chiamare Monsieur Rimbaud con una Z finale, tra ordini di espulsione, chiusura poliziesca di giornali, debiti, passaporti falsi, moschetti che girano e finalmente a Londra nel 1849 Marx trova povertà e miseria con la famiglia, ma non c'è più la caccia all'uomo come invece succedeva sul continente contro di lui. Ci sarà la sorveglianza occhiuta della polizia londinese che poi metterà un veto segreto sulla sua richiesta di diventare British, sicché Marx rimarrà apolide per il resto dei suoi giorni, però perlomeno non finisce in gattabuio. E seguono quindi questi anni di lavoro intenso nell'indigenza, lo studio incessante, la fondazione della prima internazionale nel 1864, dove riesce a tenere lontano da posti di responsabilità
sia Mazzini da una parte sia Battoni dall'altra, la pubblicazione del primo volume del Capitale del 1867 e poi la Comune di Parigi tra marzo e maggio del 71, con una forte depressione psichica che lo colpisce dopo la sconfitta e il massacro dei comunali parigini. E poi, negli anni 70, l'apertura ai rivoluzionari di altri paesi, in particolare i russi, compresi però anche gli Stati Uniti. Poi c'è un ultimo viaggio in Algeria, che ha raccontato in un bel libretto uscito recentemente, Marx dal Barbiere, e la fine nel 1883. Allora, il contributo che è la seconda parte di Bruno Morandi, che è ottimo, e questo concordo pienamente con Paolo Ferrero, aiuta nello sforzo di comprendere Marx non solo nei suoi primi capitoli del primo volume del Capitale, ma nell'intera opera. Quindi concetti chiave come forza lavoro, che non è una merce ma un soggetto vivente, anche se il Capitale la tratta come merce. Denaro, valore, che è distinto dal prezzo, che è solo un riflesso distorto del valore. Capitale fisso, cioè macchinario, capitale circolante costante, le materie prime, variabile, che è forza lavoro erogata più o meno intensamente, eccetera, eccetera. Tutti questi concetti chiave sono spiegati con grande perspicacia e grande semplicità. E qui Morandi, in modo molto accorto, non compie l'operazione tratteggiata da Etienne Balibar, che verso la fine della sua Filosofia di Marx, libro che comunque ha parecchi pregi, dedica alcuni riquadri a coloro che a suo giudizio hanno innovato nel solco di Marx. Tratti che Balibar ci propone riguardano personaggi come Rosa Luxemburg, Gramsci, Walter Benjamin, eccetera. Questa scelta di non avanzare nel corso del Novecento e toccare questi autori permette a Morandi di non complicare il quadro già complesso. Tuttavia, così facendo, non lascia spiragli alla maggiore critica mossa Marx negli scorsi 50 anni, ossia il femminismo che non ha risparmiato i tre volumi del Capitale e che ha messo il dito nel vuoto pneumatico di Marx a proposito del lavoro domestico, ossia del lavoro di riproduzione. Un accenno si trova nelle ultime righe del libro da parte di Ferrero. Per contro, in Marx le osservazioni sulla questione degli squilibri ecologici indotti dal capitalismo sono osservazioni numerose, si trovano qua e là e sono state anche poi ripubblicate radunando, diciamo, queste che sono delle osservazioni sovente in nota o comunque, diciamo, non centrali nell'argomentazione. Allora, Marx non cede al facile egualitarismo, ma non cede neppure all'eurocentrismo o a quello che noi potremmo chiamare oggi atlanticocentrismo. Come Marx scriveva a Engels nel 1858, il problema non è di vincere in Gran Bretagna o in questo angolo d'Europa, ma di vincere internazionalmente. La critica dell'economia politica si appunta contro la dittatura del valore di scambio e l'impossibilità di decidere a favore di scelte umane contro il perseguimento del profitto a ogni costo. E parte importante di questa critica è puntata contro lo Stato rappresentativo, la democrazia, potremmo chiamarla, che è un problema non della destra fascista o conservatrice,
che accusa la democrazia di essere semplicemente grigia e monopola, bensì è quello di non mascolare più forza lavoro con gli strumenti di produzione, di fare in modo che la forza lavoro diventi soggetto a pieno titolo e instauri forme di scambio negoziate e basate su delle scelte ragionate, su delle scelte che siano state ragionate collettivamente. La democrazia, così com'è, offre una vita pubblica recitata una volta ogni tanto e una vita privata quotidiana che è intrisa di fatica e di isolamento per coloro che sono sfruttati. Cioè, da una parte c'è la vita celeste dei democratici a tempo pieno, contro la vita terrena, ed è il voto nell'urna in contrasto con il lavoro quotidiano e la comunità politica popolata di rappresentanti burocrati rispetto all'irregimentazione dei giochi feriali per coloro che non possono fare a meno di lavorare per campare. La democrazia è il giorno di riposo, potremmo riassumere, il resto è feriale e assai poco democratico. Poi c'è un'osservazione da parte di Morandi che secondo me è molto acuta. La sfera della circolazione delle merci della forza lavoro è la risultante dell'equivalenza e della confrontabilità di tutte le merci. Sapete, Marx non credeva molto all'uguaglianza. A un certo punto, nel primo volume, si lascia scappare una mezza frase in proposito, perché evidentemente teme anche che gli venga addosso come un umano, però la dice lo stesso. Cioè, quando l'eguaglianza prese la forza di un pregiudizio popolare, di un pregiudizio popolare, e poi va avanti, no? Cioè con la rivoluzione francese. Allora, questa equivalenza tra le merci e questa confrontabilità delle merci sta alla base stessa dell'uguaglianza, no? Che assume la forza di un pregiudizio popolare. L'uguaglianza astratta, quella, chiamiamola pure, avulsa da qualsiasi contesto sociale concreto dei cittadini, cioè un individuo o un voto, nasconde la disuguaglianza della società nel lavoro, nei rapporti sociali quotidiani. La vita politica è la vita aerea e c'è un cielo che è il cielo della politica, ma che chiaramente non si può toccare. Una sola critica a questo notevole tour de force di Bruno Morandi. A pagina 170, contro l'indicazione di Morandi che consiglia che cosa leggere di Marx, Morandi scrive: al posto del secondo libro del Capitale, che è già noioso e meno attuale del terzo, si potrebbe leggere il capitolo del denaro del primo volume dei Lineamenti. Allora, sommessamente io mi permetto di dire che chi vuole vedere il rapporto capitalistico ai raggi X in un periodo storico come questo, quando la circolazione, migranti, mobilità del lavoro, trasporti, tempi di rotazione di vite e di mezzi, quando appunto la circolazione sale in primo piano, secondo me il secondo libro, il secondo volume del Capitale è indispensabile. Magari si può prendere a piccole dose omeopatiche, troppo, diciamo, le menti di chi deve avvicinarsi a questo testo, farlo con calma, però secondo me è una lettura assolutamente importante. La terza e ultima parte del libro di Paolo
è appunto la parte che Paolo Ferrero scrive a proposito delle distorsioni e quella che lui chiama la grande deformazione che occorre appunto sgombrare, grande deformazione avviata da Engels, proseguita poi dagli epigoni, soprattutto dall'interno della socialdemocrazia tedesca, ma con apporti provenienti da altri paesi, tra cui anche l'Italia. I guai combinati da questa corrente con la riduzione della società a un'appendice della natura, e quindi riducendo, diciamo, i rapporti sociali a natura, si sono scaricati sulla vita di decine di milioni di socialisti assolutamente impreparati agli assalti colonialisti dell'Ottocento, del primo Novecento, specialmente in Africa, in India e in Cina, impreparati a contrastare le rivalità intraimperiali come lo siamo oggi, impreparati a ostacolare la rotta di collisione che ha portato alla guerra del 14-18. E con questa impreparazione viaggiava all'interno dei vari partiti comunisti in Europa, ma anche nel Partito Socialista negli Stati Uniti, la fiducia nella tecnica a tutti i costi, la fiducia nel progresso storico inarrestabile, come aveva ben visto Walter Benjamin, che appunto Paolo di città, e che sono stati alla base della catastrofe della guerra 14-18 e di quanto ne è seguito, e non solamente in Germania. Cioè, non è che il socialismo kautskiano lasciasse grande spazio alla soggettività di coloro che erano sfruttati. Tuttavia i bolscevichi, Lenin tra i primi, hanno virato la barba e hanno proteso di portare la coscienza di classe, espressione che in Marx non c'è mai, agli sfruttati e agli oppressi dall'alto. Lenin non si salva, e qui dissento da Ferrero, perché le grandi decisioni dopo il febbraio del 17, a cominciare dalle tesi di aprile, discendono da questa posizione in Italia, anche se parlano di pace, pane e terra, andando direttamente contro gli sforzi di organizzare il movimento comunista nell'Europa occidentale, impresa assolutamente difficilissima, ma anche in altri continenti. Infine, devo dire, veniamo a quello che Paolo Ferrero chiama operaismo ideologico. Qui io sono parte in causa e non mi sottraggo alla discussione, come già in passato. Forse Paolo Ferrero si ricorda quella volta che abbiamo presentato Panzieri a Padova, quando ho criticato apertamente chi ha diretto la prima rivista operaista in Italia, Mario Tosti. Tra parentesi, il termine operaista a me ha sempre fatto male, nel senso cioè che operaisti erano i membri alla fine dell'Ottocento del Partito Operaio Italiano, che per fortuna è confluito nel Partito Socialista Italiano nel 1892. È un termine che si usava per degli operai molto qualificati. L'operaismo in qualche modo è stata un'etichetta che ci è stata attaccata addosso, noi altri di classe operaia, classe operaia attorno al 1969-70, quando ormai la classe operaia era finita. Paolo Ferrero appunto ricorda quanto ha avuto da dire durante la presentazione del suo libro su Panzieri a proposito della decisione di Tronti di chiudere classe operaia nel 1967, ossia alla vigilia del 68, e delle conseguenze alle quali dovette andare incontro chi non voleva tirare i remi in barca. Chi non voleva tirare i remi in barca era sostanzialmente
una parte di classe operaia che sentiva che il suo movimento ormai stava per arrivare. Tuttavia osservo che rispetto al programma di studio di inchieste di Quaderni Rossi, dal momento della scissione con quelli che avrebbero formato classe operaia nel 1964, classe operaia è stata molto di più di Tronti, classe operaia e il suo operismo ideologico ha fatto un intervento politico e non sindacale in alcuni poli quando nessun altro gruppo autonomo osava farlo. Parlo del periodo 1964-67 e comunque quando Tronti scriveva nel 64 occorre rovesciare il problema, cambiare il segno, ripartire dal principio e il principio della lotta di classe operaia, Tronti ha aiutato un'intera generazione che si affacciava allora alla politica a fare un balzo in avanti rispetto alle mezze verità e alle tante falsità che venivano propinate nelle scuole, nelle università e sì anche nel sindacato, nei partiti del movimento operaio. I tempi sono cambiati, ma senza il lavorio di quegli anni saremmo oggi ben più poveri e poi più privi di mezzi di quanto già siamo in questa ondata di relativo imbarbarimento. Intanto ringrazio moltissimo Gambino per la, cioè per l'introduzione che ha fatto, sia per gli apprezzamenti, che per i cortesi dissensi e soprattutto perché gli ha fatto un'operazione che io non sarei in grado di fare, cioè più o meno di assumere i tratti essenziali delle cose fondamentali. E in pochissimo tempo. E io aggiungo alcuni elementi per e poi dite voi insomma o se per un suo intervento. La prima cosa è questa, il motivo per cui ho pensato di fare questo libro è questo, che mentre il film sul giovane Marx c'era tutto sommato un pochino di gente che è andato a vederlo, con questi molti giovani, laddove ha girato, perché poi non è che ha girato tantissimo, però insomma è stato un fatto in qualche modo significativo. Invece nei libri che erano in programmazione, da cosa avevo visto, dei libri in programmazione per il 200° anniversario della nascita di Marx, non c'era praticamente nulla che fosse alla portata di un ragazzo che fosse andato a vedere il film su Marx, gli fosse interessato e si fosse posto il problema di che cosa fare dopo aver visto il film, cosa leggere, cosa guardare. Mentre la mia generazione negli anni 70 incontrava introduzioni, così, compresa l'introduzione a Marx e l'introduzione al nazismo di Bruno Morandi, che è quella di Mussolini nel fine anni 80. E adesso i libri che sono in programmazione, che sono usciti, sono dei libri di difficile gestione, o libri di 500 pagine molto difficili da leggere, molto, o libri iper specialistici, magari su un elemento del pensiero di Marx, che risentono anche del fatto di essere magari stati prodotti da un seminario universitario, quindi che non c'hanno tanto il problema di come parlano al potenziale lettore,
E quindi l'obiettivo che mi sono posto io era esattamente questo, di cercare di fare un libro che partisse da una soglia molto bassa, come i servizi, come i CERT, diciamo, una bassa soglia d'ingresso. E quindi parte dalla biografia di Marx, e lì a me interessava dire sostanzialmente due cose. Quest'idea che c'è un po' in giro a sinistra, che Marx sarebbe l'intellettuale, perché i rivoluzionari sono quelli che vengono dopo, secondo me è una balla. Marx è un rivoluzionario che paga pesantemente il fatto di essere rivoluzionario, viene sbattuto fuori da vari paesi, vive in povertà. Dei 7 figli che hanno lui e la moglie, che sua moglie partorisce, 4 muoiono prima di arrivare a un anno di età, cioè stiamo parlando di una roba bestiale. Max passa anni interi della sua vita a cercare di mettere assieme il pranzo con la cena, di sfuggire ai creditori e cose di questo tipo. E muore abolide, va in Algeria, se non ricordo male, nell'ultima, diciamo, per cercare di curarsi. Voleva venire in Italia, non può venire in Italia perché qualche mese prima che lui parta resta un tizio vicino al Duomo di Milano perché si chiamava Max. Perché Marx nel 71, quando c'è la Comune di Parigi e la prima internazionale, si spende, sia pure in modi che somigliano un po' ai nostri modi di fare politica per la Comune. Lo dico perché il rapporto della prima internazionale a favore della Comune di Parigi viene approvato il giorno dopo che la Comune di Parigi è finita, diciamo, perché ci sono le fucilazioni in corso. Però rimane un testo fondamentale su cui generazioni di comunisti, di operai, sono cresciute. Quindi a me permetteva far notare che Marx era un rivoluzionario, non era l'intellettuale da salotto, è un rivoluzionario che passa la vita a rompersi la testa su quella che lui chiama la merda economica, per, diciamo, segnalare il tasso di distanza dal fatto che lui capisce che bisogna studiare per riuscire a padroneggiare come funziona il capitale e poter porsi il problema della trasformazione sociale, ma appunto non è che si immedesima con l'avversario, è un rivoluzionario che come tale sa che deve studiare delle cose che sono piuttosto noiose, e quindi a me premeva da un lato mettere molto in risalto questo elemento anche etico-morale di quest'uomo e di questa famiglia, perché la sua povera moglie è obbligata a girovagare per l'Europa, facendo una scelta anche lei molto netta politicamente, nonostante lei fosse figlia di, fosse una baronessa, diciamo, quindi le sue origini, diciamo, siamo davanti a due persone, perché credo che bisogna da questo punto di vista trattarle insieme. Una che deliberatamente sceglie di scendere di classe sociale, la moglie, e fa una vita di stenti bestiali, e l'altro sicuramente sceglie di non salire. Marx avrebbe potuto fare la carriera universitaria, avrebbe potuto fare come tanti che sono rivoluzionari a 20 anni e poi si adeguano. Marx rimane un militante comunista, rivoluzionario, volete tutta la vita, e anche per questo mi piaceva mettere, c'è un questionario che le figlie fanno a Marx, un gioco, e in questo questionario Marx dà delle risposte e sono rimaste, diciamo, nei manoscritti. Ecco. Allora la domanda: qual è la tua idea di felicità? Marx risponde: la lotta. E qual è la tua idea di cosa peggiore che ti può succedere, è la sottomissione. E secondo me questo parla di un mondo, no? ti dice di un'antropologia, di un modo di rapportarsi al mondo. E se volete, anche interessante da questo punto di vista, e si lega ad altra cosa, è che alla domanda qual è il difetto che tolleri di più, diciamo. E lui dice l'ignoranza, l'incomprensione, l'incapacità di capire. E uno deve pensare, Marx ha passato la vita
a cercare di guardare là dove gli altri non guardavano e a rendere visibili i reali rapporti sociali laddove il capitalismo produce una cortina fumogena bestiale per cercare di non far capire come funziona il mondo, come funziona la società, come funziona l'economia. Marx ha passato la vita a decodificare, a decostruire l'ideologia e a permettere di capire. E la cosa che lui perdona di più è l'incapacità a capire. Secondo me questo parla di un modo di come devono essere i comunisti e le comuniste. Quante volte anche noi siamo supponenti, per il fatto che riesci a capire una cosina e mezza in più di un altro, diventi supponente e dall'alto distribuisci giudizi. In Marx c'è un modo di procedere, Marx che è rissoso, irascibile come braccio di ferro, diciamo, ma c'è una comprensione del fatto che tu devi lavorare a capire il meglio possibile, ma la tua funzione politica è aiutare gli altri a capire, non è quella di giudicare sulla base della tua conoscenza. Certo, c'è un mondo lì dietro, così come secondo me c'è un mondo nel Marx della Comune di Parigi. Marx, voi lo sapete, Marx era, si potrebbe dire, era contrario al fatto che gli operai parigini, che il popolo di Parigi insorgesse, perché analizzava i rapporti di forza e diceva qua l'unica cosa che devono fare i parigini è evitare di farle barricare. I tedeschi avevano vinto la guerra con la Francia e l'esercito tedesco era attorno a Parigi, assolutamente diciamo potente, un esercito, e aveva vinto l'esercito francese. Per quelli che gli piace l'alcol, il sablage, cioè l'apertura delle bottiglie con la sciabola, la inventano lì perché vanno a saccheggiare le cantine e i cavalleggeri prussiani fanno sablage sui cavalli aprendo la bottiglia con la sciabola e bevendo a Gargamella lo champagne dei ricchi parigini. Chiuso la nota di colore sul rapporto tra quelli di Massaia. Il minuto dopo che i parigini insorgono, Marx mette al lavoro tutta la famiglia e si mette a fare un'attività politica enorme di cercare di fare controinformazione, costruire solidarietà, raccogliere soldi, cioè tutto la preternazione di commissione, ci lavora solo, cioè fa tutto il possibile. E di quella storia lui cerca di lui tira fuori tutto quello che si può di buono. Il fatto che lui avesse detto, secondo me non va fatta l'insurrezione, non fa nulla sul fatto che una volta che c'è, lui sta con gli insorti e ne tessere l'odio all'infinito, veramente in modi potenti. E questo ci dice due cose, che non c'entra niente con Kautsky, che di fronte alla rivoluzione bolscevica si mette a disquisire se le forze produttive erano abbastanza sviluppate o meno, ma non c'entra nemmeno niente con quel costume comunista storicista che individua in chi vince e chi ha ragione e in chi perde l'avventurismo. In Lenin c'è, in Marx c'è l'idea che è un dirigente politico, lui era un dirigente della Prima Internazionale, quindi era un dirigente politico, non era solo appunto lo studioso. C'è l'idea che il dirigente politico dice la sua, ma poi fa il cazzo di un favore che se quelli partono e fanno l'insurrezione stai con loro e ci stai fino in fondo, e ci stai fino in fondo. Socialismo democratico? No, ma è un'idea del rapporto tra spontaneità e organizzazione politica di un certo tipo, non è di un altro tipo. In questo senso a me, secondo me negli elementi di biografia, io poi ho fatto una cosa abbastanza riservata, insomma, viene fuori un'idea di militanza comunista che è abbastanza diversa dall'idea di militanza comunista che si ha in altri periodi storici. C'è una dialettica che secondo me va molto recuperata. E poi c'è la presentazione del pensiero di Marx fatta da Bruno Morandi. Io ci stavo lavorando sopra
È complicato fare una presentazione sintetica del pensiero di Marx. È stato complicato per Marx descrivere il capitalismo, perché tu non lo puoi descrivere storicamente. Dovresti partire dall'accumulazione originaria, la chiusura delle terre comuni, la forma di un castino. Marx decide che parte dalla merce, nel primo libro del Capitale, e poi costruisce, presenta il modello, che però già si presuppone che è complicato per Marx esporre come funziona il capitale. È complicatissimo capire da dove diavolo parti per presentare il pensiero di Marx. Allora io stavo lavorando su questo e poi lavorando ovviamente rileggevo cose e mi sono riletto tre volte la roba di Bruno e a un certo punto mi sono detto, ma sai che c'è? Che questa roba di Bruno io non sarei capace a scriverla meglio di come ha scritto lui. È un po' datata, infatti secondo me anche le notazioni sul secondo libro del Capitale è fatta all'inizio degli anni 90, la cosa di Bruno Morano. E quindi è precedente, diciamo, alla fase più pesante, se vuoi, no, della finanziazione. In qualche modo è datata. Però a me è sembrata una cosa ben fatta, anche perché era il frutto del lavoro di Bruno, che ha fatto, oltre ad essere un grandissimo alpinista, cosa che va ricordata. Bruno Morandi, che è arrivato primo al corso degli accademici del CAI nel 1950. Quell'anno arrivò secondo un signore che si chiamava Cesare Maestri. Bruno Morandi, uno, Cesare Maestri, due. Ha aperto la via Fion in Dolomiti portandosi dietro Bruno Trentin, ha aperto un po' di direttissime sulla piccolissima di Lavarello avanti, che ancora adesso sono segnate sulle mappe, e ha fatto la Solle del Brennenbauer sulla Nord della Civetta in ripetizione senza dare la relazione. È uno dei tre sesti gradi complicati del dottore. Quindi Bruno era un grande alpinista, è stato un grande formatore della Fion, ha scritto libri fondamentali come La merce che discute sulle 150 ore, e ha lavorato in inchiesta, e poi ha fatto la formazione per la Fondazione Comunista. E quell'introduzione a Marx era il frutto in qualche modo di un lavoro di un grande conoscitore di Marx a fare i corsi di formazione. Quindi secondo me è veramente un distillato di un tentativo di esposizione semplice, in qualche modo, della visione di Marx, ma rigorosa, perché Bruno è un uomo di grande cultura. Ho chiesto al fratello di Bruno se si poteva pubblicarlo, perché Bruno è vivo, ma Bruno non è in grado di decidere che cosa fare. E il fratello è stato molto contento, mi ha detto certo, rivalorizziamo la cosa e quindi l'abbiamo fatto così. Mi è sembrata la cosa migliore da fare, avrei voluto, come dire, aggiustare, ma mi sembrava veramente un atto non vero. Secondo me quella lì è la cosa migliore che c'è, è giusto pubblicare e di scrivere di chi la fa. E poi io faccio un'ultima cosa, nell'ultima parte del libro, che è su alcuni luoghi comuni, perché secondo me il problema di Marx, che è stato molto letto ma anche molto deformato, da pensiero critico è diventato sovente un'ideologia di legittimazione, e io penso che bisogna essere molto duri, perché se noi non facciamo i conti fino in fondo con gli errori combinati attorno alla questione del marxismo, secondo me è complicato anche rilanciare l'ipotesi del comunismo. E quindi per questo secondo me bisogna fare un lavoro. E adesso io non ci provo nemmeno a riassumere le cose, però ne voglio sottolineare una. Prima Cammino segnalava, diciamo, la questione dell'anti-Düring di Engels e poi Kautsky. Lui dice che nell'altro capitolo non salva Lenin, io sono stato un po' opportunista, ho salvato un po' di più, diciamo,
E poi secondo me è vero che Lenin aveva una dialettica al suo interno, perché c'è il che fare, ci sono i testi di aprile, cioè ci sono libri iper kautskiani dal punto di vista della coscienza dall'esterno e tutto il resto, non dell'esito, perché Lenin era un rivoluzionario e Kautsky un cantore dello sviluppo del capitale, ma dal punto di vista dell'idea della coscienza esterna ci sono passi di Lenin che sono copiati, la stessa cosa di Kautsky. Però in Lenin c'è anche, a mio parere, stato di rivoluzione, c'è l'attenzione all'auto-organizzazione e c'è soprattutto nell'ultimo Lenin, quello che si rende conto dei problemi e che cerca di correggere, con la disperazione di un uomo che sa che sta per morire e che dopo aver fatto la rivoluzione vede che la rivoluzione non va esattamente come dovrebbe andare. E in questo in Lenin c'è una, non c'è la glorificazione del campo politico che si vuole fare imbalsamare. C'è il dirigente rivoluzionario che si pone a correggere le forzature burocratiche, le forzature del partito sulla classe. Quindi io per questo salvo Lenin, perché se volete è tutto diverso, no? Ma insomma altri rivoluzionari secondo me hanno questi elementi di contraddittorietà. E io in questo la penso come Gramsci, visto che quando ti trovi davanti a problemi nuovi è difficile azzeccare, e secondo me va abolita in quel caso la categoria del tradimento, e invece bisogna misurarsi con la contraddittorietà di una elaborazione che si costruisce passo dopo passo. In questo secondo me Lenin rimane non solo un gigante, ma anche con un'impostazione che ha una dialettica tra la classe e il partito. Però la cosa che volevo sottolineare è questa: l'operazione che fa la Seconda Internazionale con la benedizione di Engels è un'operazione di vera e propria invenzione del marxismo. Quando Marx muore ci sono 11 persone al suo funerale. E il Capitale, il primo libro del Capitale, che è l'unico che Marx pubblica quando è in vita, credo che la tiratura sia di 2000 copie dell'edizione tedesca, poi fanno l'edizione francese, sarà di altre 2000. Marx si aspettava che il libro producesse un tremblement de terre, per dirla come direbbero i francesi, invece non succede un cazzo. Lo stesso manifesto del Partito Comunista del 48 viene pubblicato in un paio di edizioni in inglese, viene fuori qui, e poi per 20 anni non si vede più. Il marxismo appare con la socialdemocrazia tedesca, non c'è stato l'idea. La socialdemocrazia tedesca nel 70 Bismarck fa la legge sulle pensioni e mette fuori legge il Partito Socialista. Come Salvini, no? Che ti dà un po' sulle pensioni e se vai a fare un blocco stradale ti schiaffi in galera. Perché la logica è la stessa delle destre. Le destre non idiote, sono sempre così, che distruggono le forme di organizzazione operaia, cioè di potere operaio, e danno un po' di roba agli operai come singoli, nella loro frazione. Le destre sono queste roba qui, il fascismo è questa roba. Vabbè, insomma, adesso non voglio aprire parentesi d'altra parte. Quando la socialdemocrazia torna legale, al congresso di Erfurt, inventa il marxismo e la loro tesi è il capitalismo con lo sviluppo delle forze produttive determina la modifica dei rapporti di produzione e quindi il socialismo in qualche modo è il prodotto automatico dello sviluppo capitalistico. Uno dice ma questi sono matti. Allora il punto è che cosa accade? Perché è una grande operazione culturale che io penso, perlomeno Engels penso l'abbia fatta in totale buona fede. Non c'è che Marx ha avanzato, ha segnalato tutti gli elementi della critica del capitalismo, le contraddizioni, tutto questo. Dopodiché il capitalismo di fine 800 è un capitalismo che ha le sue crisi ma di enorme sviluppo, le locomotive a vapore, i dirigibili, pensate,
c'è uno sviluppo enorme, arriverai l'illuminazione delle città, a fine 800 c'è la Tour Eiffel, il 900 è la cosa di Parigi, la fiera, diciamo, dello spazio, le scuole, la ricerca, e l'apoteosi della borghesia che sta cambiando il mondo, verrà fuori la Belle Époque dopo, qui quella roba lì finisce tutta nella trincea della prima guerra mondiale, no? Ma quella roba lì, in quel clima c'è il positivismo, c'è Darwin da un lato, c'è l'idea che la borghesia sta cambiando il mondo. Allora, il punto qual è? Se è così, il marxismo ha poco senso, perché quel capitalismo veniva descritto con più forza di come è stato descritto il neoliberismo, il turbocapitalismo della globalizzazione degli anni 2000. Così era descritto. No? Per la prima volta, e voi venite a rompere le balle, cose qua. Gli operai miglioreranno le loro condizioni nella misura in cui il capitale si sviluppa. Questo era il discorso. E dentro questo positivismo, l'operazione che fanno questi è un'operazione che, ripeto, io non so se è consapevole o inconsapevole, e per certi versi è influente la cosa, ma l'operazione di dire, sapete che c'è? Che quello sviluppo che si sta producendo porta acqua al nostro mulino, perché più si sviluppano le forze produttive, più si concentrano le fabbriche, più si fanno i monopoli, tutto il resto, più si pongono le basi del socialismo. E quindi voi pensate che il capitalismo che sta vincendo, in realtà è solo il capitalismo che, per potersi sviluppare, i palloni, per potersi arricchire, stanno sedando il ramo su cui sono seduti e stanno ponendo le basi del successo. Questo è il marxismo di Kautsky, che è il marxismo di Hegel, dell'anti-Düring, della dialettica della natura, che dice: c'è la materia, parte, si sviluppa, poi nascono le forme di vita, nasce l'uomo, poi c'è le piramidi, il feudalesimo, avanti arriva il capitalismo, poi c'è il socialismo, poi c'è il comunismo, ed è il mondo, no? Quindi si parte dalla materia e si arriva al mondo. Questa roba qui è evidente il positivismo che c'è lì dentro, no? E il marxismo diventa il positivismo sociale, diventa un pezzo della narrazione evoluzionista, diventa l'idea che il movimento operaio in sintonia con la storia, che il tempo lavora a nostro favore. Questa è l'idea evoluzionista. Era che il regno dei cieli viene dopo la morte. Lì l'idea era il regno dei cieli viene prima, non sappiamo bene quando arriva, ma viene prima. È una narrazione religiosa, quel tipo di marxismo. È una filosofia della storia, in cui la storia ha un esito. Certo, si chiama comunismo. E prima o poi arriva. Questo ha prodotto, voi capite che la potenza di un messaggio così è enorme rispetto al fatto che uno si legge il primo e se legge il secondo se la spacca di più. Non ha nessuna capacità attrattiva l'azione di decostruzione. Sì, ce l'ha di tipo intellettuale, ma non è una capacità costruttrice di miti, non è mitopoietica l'azione che fa Marx. Invece quel marxismo lì è una bella religione, che tu vai la domenica, ti fa una benedizione e ti fai un culo così tutta la settimana, ma sai che il padrone sta lavorando per te, perché più macchine fa, più ti sfrutta, ma più stai ponendo le basi per il socialismo. Generazioni di tanti sono diventati socialisti e comunisti, sono impiegati in qualcosa. E rispondeva a un problema reale. È evidente che in Lenin, in Rosa Luxemburg, avanti ci sono delle rotture con questi elementi. Ma è evidente che Stalin riprende la cosa e diventa l'apoteosi. C'è il partito guida, che è l'interprete degli interessi generali, che guida come una macchina e l'umanità verso il socialismo, alla fase superiore. E gli ama, no? È un'idea. Solo che questa roba qui, che cosa diventa? Diventa una forma religiosa. Diventa una forma religiosa che funziona finché pensi che la storia porta acqua al comunino. Quando capita che casca il muro di Berlino e si scopre che
la storia non porta acqua al mulino, cioè che nella storia della lotta di classe non è un lento accumulo delle cose per arrivare al comunismo, come uno che costruisce una casa, ma va avanti e va indietro, vinci, perdi, come direbbe Marx, Rosa Luxemburg, e la lotta per il socialismo è costellata di sconfitte fino alla vittoria, ma prima sono tutte sconfitte, no? Invece l'altra è un'idea che va tutto lì. Quella roba lì, quando casca il muro di Berlino, cioè si verifica che la storia non porta acqua al mulino del socialismo, che cosa succede? Che pezzi interi dei gruppi dirigenti comunisti diventano liberali e nichilisti. Succede in Italia, dove la maggioranza del gruppo dirigente del Partito Comunista ha sciolto il proprio partito, diventando liberale o dimenticandosi addirittura di essere diventato primo. Stati comunisti, no? Come Bertone e altre figure della scalata, diciamo, di questo tipo. Qui mai è successo nei paesi dell'est. Giorno ero a Praga, c'era un compagno del Partito Comunista, Cecco Moravo, appare un tizio in televisione e mi dice: lo vedi quello lì? Dico sì. Dice: quello lì è il capo del Partito Liberale. Mi ha mandato in commissione di disciplina nel Partito Comunista di prima, perché io non ero abbastanza ortodosso. Perché gli stalinisti di prima sono diventati liberali dopo, perché erano i cantori del potere prima e dopo. Quel marxismo lì, che è una narrazione religiosa, è il marxismo dell'idea che il socialismo è sicuro ed è il marxismo che è il cantore dei vincitori. Funziona fin quando vinci. Quando scopri che invece la lotta di classe è complicata, non legge più cazzo. Io penso che noi quel marxismo lì lo dobbiamo mettere in mattoniera, perché se non ci facciamo i conti fino in fondo, invece del Marx critico del capitale, che coglie le contraddizioni e quindi ti pone il problema di come le puoi sviluppare positivamente, ci abbiamo una grande narrazione religiosa che reggeva fin quando c'era l'Unione Sovietica, e finita l'Unione Sovietica è finita anche la narrazione religiosa. In questo senso c'è un legame tra l'elaborazione teorica e, secondo me, il punto di riprendere, diciamo, da Marx, non perché bisogna cancellare cosa c'è in mezzo, perché è evidente che ci sono mille elaborazioni da prendere, da assumere, da valorizzare, ma il fatto di cogliere come larga parte del marxismo di fine 800 e inizio 900 sia stata una narrazione religiosa di ideologia, cioè di legittimazione, sovente anche dei gruppi dirigenti del partito, e non una scienza critica che dava strumenti al proletariato per liberarsi, secondo me questo problema è un problema. E noi ci dobbiamo fare i conti, penso, fino in fondo. Così come, finisco su questo, io faccio un ultimo capitolo, prima delle conclusioni, sulla religione. Lo faccio perché mi sembrava disonesto. Io sono credente, sono valdese, credente in Gesù Cristo, crocifisso e risorto. Mi sembrava disonesto fare un libro su Marx e non dire questa cosa qui. Ma su questo c'è ancora la fine. Ma a me la cosa che mi interessa di più è che, secondo me, la maggioranza dei comunisti e delle comuniste che conosco io non sono marxisti, nel senso che non sono materialisti, e hanno una critica alla religione di come quella che avevano i giovani hegeliani, e che Marx bastona alla grande. Perché? Vi ricordate la frase: la religione è l'opio dei popoli? Frase che conoscono tutti. Sulla base di questa frase e dell'adesione alla grande narrazione di Engels, di cui abbiamo parlato prima, no? La materia che si sviluppa, generazioni di operai comunisti hanno litigato con generazioni di operai non comunisti sul fatto che gli uni erano atei e materialisti, dove per materialismo si intendeva che c'era la natura e quindi non esisteva il Padre Eterno, e gli altri invece che pensavano che esisteva il Padre Eterno erano dei baciapile. Abbiamo diviso il movimento operaio dappertutto su queste stronzate, penso io. E allora cito la frase di Marx nel suo complesso, dice: la religione è il sospiro della creatura oppressa. Cioè la religione è
che l'umanità deprivata e sfruttata si dà per resistere dentro lo sfruttamento. Cioè la religione è l'oppio dei popoli, cioè una droga, un narcotico. E poi prosegue dicendo: chi pensasse di abolire la religione, perché si abolisce la religione, non va da nessuna parte. Il problema è rimuovere le cause sociali delle diseguaglianze, delle sofferenze che producono l'alienazione religiosa. Allora, e Marx li polemizza direttamente con i giovani emiliani, con quelli della Sacra Famiglia, diciamo, no? Paolo e gli altri, che invece avevano iniziato a rompere con Hegel sulla religione e iniziavano a polemizzare sulla religione, litigando se Dio esisteva o Dio non esisteva. La mia opinione, e poi mi interessa sapere se capisco o concorda, ma la mia opinione è che una discussione se Dio esiste o non esiste non è materialista, è una discussione idealista che serve unicamente a dividere con le ragazze. Perché invece la vera posizione materialista è l'indifferenza rispetto al fatto se Dio esiste o non esiste, e il lavoro per costruire l'unità di classe per mettere in discussione lo sfruttamento. Questo è il punto. Marx, che è iperateo, vorrei che fosse chiaro, non sto arruolando Marx a qualche setta religione. Marx, che è iperateo, Marx è materialista e quindi guarda gli elementi che producono il disagio e che sul disagio la gente si dà una... si cerca di darsi una ragione divina. Io prima a Vicenza ho fatto un esempio, ma secondo me calza. Poi qualcuno appassionato di musica presente il jazz, diciamo, le marce funebri jazz, non so se quelle marce lì sono fatte così, che vengono suonate quando vanno al cimitero a quattro quarti, cioè lentamente, poi c'è detto il tizio nella tomba e poi quando tornano suonando la stessa melodia a due quarti, cioè il doppio, più veloce del doppio, no? E diventa una marcia invece che lenta, molto veloce, e la gente balla tornando. Sapete perché lo fanno? Perché il jazz nasce, diciamo, c'è cultura afroamericana, gli schiavi, quelli che hanno pensato di fare così il rito funebre era gente che pensava che dovunque andasse quello che era morto stava meglio di come stava prima, e che quindi si fa festa una volta che l'hai sotterrato, perché sarà sicuramente meglio sottoterra che schiavo in un campo di cotone. È chiaro? Quella lì è la religione oppio dei popoli di cui parlo. Cioè il fatto che la gente, per riuscire a non suicidarsi, a fare lo schiavo, e si inventa che dopo morto ci sarà, sarà uguale al lavoro. Non so se è chiaro. E quindi un materialista non sta a litigare se crede o non crede in Dio, ma discute come Cristo si abolisce la schiavitù. Allora, a me interessava questa roba qua, perché secondo me sovente noi siamo come i giovani italiani. Litighiamo sulle idee e trasformiamo il marxismo in un'ideologia. Tu la pensi così, io la penso così. Invece il punto fondamentale di Marx è capire le contraddizioni reali che ci sono nelle relazioni sociali, per capire come si possono cambiare, come si possa vivere civilmente usando la ricchezza, la scienza, la tecnologia, chiamatela come volete, diciamo le possibilità che l'umanità ha. Questo è il Marx. Non è un'idea contrapposta a un'altra. In qualche modo l'analisi di Marx, Gambino appunto mi piace poi sentire, ma a me piacerebbe di dire che è, non è politica, non so che dirla, cioè Marx cerca di applicare un metodo scientifico, il più possibile scientifico, all'analisi delle relazioni sociali. Marx è comunista da prima di iniziare a studiare il capitale, ma non è che in base alla sua idea della liberazione della gente si inventa come è fatto il capitalismo. Lui ha l'idea che bisogna liberare la gente e la liberazione è il punto fondamentale. Io sono molto d'accordo, se ho capito bene, con Gambino che dice per Marx l'eguaglianza è in qualche modo solo la precondizione per il socialismo, che è la liberazione della gente. Per Marx il centro della libertà degli uomini e delle donne.
e in qualche modo l'uso della ricchezza in modo sociale invece che privato, cioè quella che noi chiameremo la lotta per l'eguaglianza, è la precondizione perché la gente, gli uomini e le donne, possano liberamente sviluppare la propria personalità. Marx non c'entra niente con la caserma, con l'idea di qualcuno del socialismo, no? Che sono tutti con la stessa divisa, ma è il contrario. Per Marx è l'idea di usare la ricchezza prodotta dal capitale invece che per sottomettere l'uomo e la donna, per poter permettere di liberarsi. In questo, secondo me, noi dobbiamo recuperare quel marxismo lì. Guardate che la cosa anche ai rilievi politici, adesso noi abbiamo un governo più o meno nazistoide, no? Ci abbiamo una bella fetta di proletari che è razzista, bisogna chiamarle cose come stanno. Ora, noi possiamo passare il tempo al bar, a litigare con gli operai e i disoccupati, e i notai meno, perché diventano razzisti più i proletari che non quelli che sanno. Diventano razzisti quelli che vorrebbero avere la casa popolare, che sono incazzati per la scuola materna, per la mensa, no? Che pensano di subire dei torti. Noi possiamo passare il tempo, e io penso che va fatta la battaglia culturale antirazzista. Però io penso che va anche capito da dove arriva la cosa. A mio parere, ad esempio, arriva dal fatto che sono almeno 35 anni, cioè da quando Craxi ha tagliato i 4 punti di contingenza dell'83, che ci spiegano che non ci sono i soldi, che bisogna fare dei sacrifici in modo che i padroni abbiano qualche risorsa per fare degli investimenti, in questo modo i nostri figli staranno meglio. L'argomentazione con cui Craxi e Carlini motivarono il taglio dei punti di contingenza e vinse col referendum nell'84, perché bisogna ricordare che vinsero, è la stessa con cui Salvini propone di fare la tassa piatta per i ricchi. Bisogna permettere che i ricchi abbiano un po' più di soldi, qualcosa sgocciolerà giù come investimenti e quindi i vostri figli lavoreranno. La raccontata Craxi, poi Amato, e ogni delinquente che tagliava qualcosa te la raccontava. La gente si è convinta che non ci sono i soldi. La gente è convinta davvero che non ce n'è per mio figlio e per il figlio dell'immigrato. Che non possiamo. Ma se tu rimani lì, è evidente che vince Casa Papa. Perché tra il Papa che dice ci dividiamo la minestra a metà e chi dice non ce n'è per tutti e due, prima mio figlio, vince Casa Papa. Non c'è discussione. Del resto anche Gesù Cristo diceva ama il tuo prossimo come te stesso, non di più, no? Invece, infatti noi siamo appellati buonisti perché non capiremo che qua ci si sta ammazzando e noi facciamo finta che quello nell'altra trincea non abbia il fucile e abbia la giusta. Noi questa è la rappresentazione che la gente ha. Qui o riusciamo a far ragionare la gente sul fatto e che di ricchezza non se n'è mai vista tanta e che le aziende chiudono perché hanno la possibilità di produrre tre volte quello avanti, e che nei supermercati se vai l'unico scaffale vuoto è quello del 3x2, ma se no c'è merce a scafottere, e che tutto ha a che vedere, ma non con la scarsità sta roba qua, e che il risparmio privato in Italia è di 8.000 miliardi di euro, il doppio di quello tedesco. Tutti i tedeschi tutti assieme, dal più furbo al più pirla, hanno 4.000 miliardi di risparmio privato, in Italia 8.000, e la metà di quegli 8.000 è al 10% più ricco della popolazione. Cioè il 10% più ricco degli italiani ha tanto patrimonio risparmiato quanto tutti i tedeschi messi assieme. E noi saremmo un paese povero. Qui il problema è che lo Stato non ha i soldi per fare le cose, ma i ricchi per fare i cazzi loro li hanno, assolutamente. Allora, ma tu, è chiaro che puoi litigare sulla questione del razzismo, e ripeto, va fatto, ma o noi gli smontiamo la porcheria che gli hanno schiaffato in testa in 40 anni, e cioè che noi saremo dentro la scarsità, oppure tu non gliela smonti la roba. In questo senso, secondo me, serve il marxismo, anche io, il pensiero di Marx, e il pensiero di Marx ci aiuta a capire anche oggi dove devi prendere la questione. Noi non possiamo essere l'estrema sinistra del Papa, per quanto io vi prego di chiedere rispetto a questo Papa,
Ma noi non è che possiamo essere l'ala di sinistra del Papa, noi dobbiamo essere comunisti, cioè prendere il problema dal punto di vista non morale, ma dalle contraddizioni materiali. Allora, in questo senso, secondo me, adesso non so se gli esempi erano calzati, a me paiono di sì, ma questo poi lo dite voi, ma a me pare che rivedere, diciamo, riappropriarsi del Marx critico-critico, mettiamola così, e non è mica un lusso per intellettuali che non sanno cosa fare e non gli piace guardare la televisione. Secondo me è una necessità brutale che ci abbiamo oggi, finisco su questo. Sovente in questo tipo di discussioni, sto facendo presentazioni a manetta, diciamo, c'è la tendenza a finire a discutere di politica. E io tendo a puntualizzare e a dire no, stasera non discutiamo di politica. Perché? Perché secondo me, anzi, secondo voi è più complicato il vostro organismo o l'organismo sociale, la società? Secondo me è più complicata la società che non il nostro corpo umano, no? Complicata la società, incasinata. Il corpo umano in qualche modo, tra anatomia, si sa come funziona, l'altro è incasinato. Qualcuno di voi si farebbe operare al fegato dal primo cretino che passa per la strada e che non ha studiato medicina? Io penso di no. E vi sembra normale che invece i comunisti abbiano come attitudine quella che di fronte ai problemi bisogna agitarsi e fare le cose senza prima provare a capire che cosa è effettivamente successo? Noi secondo me dobbiamo rimetterci a studiare, perché se no ci consumiamo in un attivismo che non produce efficacia politica. E in questo ricito Lenin, stasera faccio il difensore di Lenin, Lenin nel 21, quando nel 21 c'era ancora la guerra civile in Unione Sovietica, cioè stavano con quelli che non si sapeva se dicevano gli altri o se e non li avrebbero trattati benissimo, no? Questi che piangono le lacrime sulla famiglia dell'imperatore, dello zar che è stato giustamente seccata. No, e quindi piangono, se avessero vinto i bianchi, sapete quante ne rimanevano vivi di bolscevichi in giro, li squartavano tutti. Quindi nel 21, in quella condizione lì, Lenin dice che bisogna fare tre cose: studiare, studiare, studiare. Secondo me bisogna riflettere. Voi pensate che la gente crepava di fame nel 21, chi aveva fatto la rivoluzione crepava di fame, stava a combattere. Dopo che aveva fatto la rivoluzione per finire la guerra, stava a combattere perché i bianchi stavano dappertutto. Anche l'Italia aveva il suo pezzo di esercito a combattere contro l'Unione Sovietica, e i sindacati inglesi, che non erano comunisti, credo nel 19 o 20, adesso non ricordo, minacciarono il governo di fare lo sciopero generale se il governo inglese non ritirava le truppe dalla lotta contro lo Stato sovietico, perché gli operai inglesi, i minatori inglesi, che non erano comunisti, ritenevano proprio quello uno Stato operaio, e quindi era tra di loro, perché la rivoluzione russa, quando c'è stata, è stata una vicenda in primo luogo sociale. Noi oggi la leggiamo tutta ideologica, ma è stata una roba molto della classe operaia che usciva dalla guerra, mentre i padroni ce li aveva scontati. Allora, io penso che in questo contesto noi dobbiamo essere capaci, se Lenin era in grado nel 21 di dire bisogna studiare, 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 noi oggi dovremmo essere in grado di un po' studiare e farlo. E quindi secondo me c'è un tema del rileggere Marx, del riprendere un po' di strumenti critici, del capire come vanno le cose, che non deve essere relegato solo al fatto che da giovane ho letto il manifesto del Partito Comunista. Secondo me abbiamo un problema complessivo di ricostruire un intellettuale collettivo che non può essere basato solo su poche persone che lo fanno, ma deve rivedere una ripresa di voglia di capire, di ragionare, e anche a volte di passare a rileggersi tre volte la stessa pagina perché non l'hai capita la prima volta che l'hai letto.
Ecco, a me piacerebbe che queste discussioni su Marx facessero anche un po' riprendere la voglia di studiare, perché penso che ne abbia bisogno. I
fascisti all'aperto nella pianura padana più piatta. Nella pianura padana più piatta sarebbero stati sterminati tutti quanti. Ecco, noi credo che a questo punto, se la mettiamo in termini di razzismo, di antirazzismo, senza andare a spiegare che appunto la tua frustrazione per il bambino che non ha accesso al tempo pieno o al pasto è una frustrazione sacrosanta, e che la borghesia italiana, anche quella progressista, l'avete vista indignarsi sulle colonne dei grandi giornali a proposito di che cosa ne è dell'articolo 10 con questa nuova legge, la legge che stanno discutendo in Parlamento in questo momento? Sì, state provando. Allora, voglio dire, dov'è questa borghesia progressista? La borghesia progressista sta esattamente in quei 4.000 miliardi del 10% che è imbucata e sta a guardare quello che succede. Perché io credo che una cosa giusta Bersani l'abbia detta, e cioè poco tempo fa ha detto semplicemente: guardate che qua in Italia c'è della gente che pur di non pagare le tasse porta dentro il fascismo, perché sono anche capaci di quello. Il padronato italiano nel Novecento ha scritto una delle pagine peggiori tra i padronati dell'Europa occidentale e in generale delle due parti dell'Atlantico. E non dobbiamo mai dimenticarci, perché quelle volte che ce lo siamo dimenticati, come appunto negli anni 80, l'abbiamo pagata. Contro l'idealismo, la concezione materiale.
manieristica e dialettica della, storia contro l'idealismo, cioè questo elemento, insomma, della necessità di un legame diretto e quasi immediato fra condizioni strutturali e sviluppo storico. In una lettera molto importante, che sempre viene su questo, è che si diceva il materialismo storico non spiegherebbe mai perché il Brandeburgo ha portato all'unificazione tedesca. Questo, cioè, il Brandeburgo è, cioè, una, era nel sistema feudale tedesco uno degli staterelli più arretrati, solo che evidentemente, come si dice, per ragioni politiche e per ragioni anche geografiche, successivamente anche dinastiche, comunque il Brandeburgo, cioè, ha prodotto poi di fatto il processo dell'unificazione tedesca, che è stato il fatto storicamente più importante in Europa dall'anno 1000 in poi, fino forse alla caduta del muro. Ecco, io penso che noi dovremmo, come dire, no, avere anche questa attenzione, insomma, no, rispetto, cioè, io penso che siano state le interpretazioni e le forzature successive, insomma, no? Cioè, queste che hanno portato sia nello sviluppo sia del pensiero della democrazia tedesca, e poi da questo poi tutti gli sviluppi di destra e sinistra fra virgolette, che ha avuto questo pensiero, agli esiti che abbiamo sentito descrivere anche da Paolo, insomma. Quindi non spezzo, come dire, una piccola lancia per riconsiderare, insomma, questa complessità di... Vabbè, poi, vabbè, basta. Allora, anche cose più semplici, no? Si possa capire. Quello che dice Paolo, ben meglio, è corretto, ma nessuno penso, tanto meno che credo il suo libro abbia voluto negare, scusate, non molto stanco, la funzione rivoluzionaria svolta da Engels, né che in Engels, negli scritti di Engels, ci sia la rivoluzione. È indubbio però, scusami Paolo, è indubbio però che per quanto riguarda la teoria dello Stato, Engels ha svolto la funzione di torsione negativa del pensiero di Marx, e Morante lo spiega in modo chiarissimo, in modo molto chiaro. Questo è uno degli argomenti che più appassionato per la mia non breve vita ormai, no? E lo spiega in un libro che Lenin e Pedro non abbiamo letto, la questione della RAI forse non era ancora conosciuto nell'epoca in cui uno dei più grandi rivoluzionari, a mio avviso, della nostra storia, che Lenin, quando scrive questa rivoluzione, cita soltanto Engels, lo cita sei volte, l'origine della famiglia, del vero Stato, dove Engels fa la sua, lo Stato in generale, non comprendendo l'analisi rivoluzionaria fatta da Marx circa lo Stato borghese, che ha una sua specificità unica nella storia umana, unica, è l'unico in cui esiste una scissione tra la società civile e società politica, che presuppone lo Stato, che nasce, gli spiega Marx, lo ripete anche alla fine della prima volta, nasce nella posizione capitalistica. La posizione della società capitalistica nasce da lì, questa scissione. E lo Stato borghese nasce proprio qui, prima non c'era. E quindi il problema è che poi non diverso rispetto a prima. Mentre Engels parla dello Stato in generale.
passione, la passione l'altra, la polizia, l'esercito, il terrorismo. E Marx, scusate, Lenin non avendo preso, non avendo colpito questa specificità di analisi marziana, tira fuori la teoria della sinistra, perché è sbagliata, è sbagliata. Lenin, per me non è accetta. Io condivido in pieno, non condivido anche aspetti che ho anche scritto, condivido in pieno l'analisi che fa Ferrero circa la ideologia, il voler ridurre l'ideologia, la religione, a quella che è una scienza. Quella è una parte molto più bella di Ferrero, quando parla della funzione del capitalismo, che muta la limitazione, è liquido, ci sono aiutato poco. Bambino rispetto alla Marx, rispetto alla frase che fa un'altra. Non solo tutta in modo che sono muta, riesce a sconfiggere continuamente la soggettività operaria, la stravolge. E quindi io dico a Ferrero che sbagliano, quindi viene e porta la questione, che cazzo serve il Partito Comunista, no? Far prendere consapevolezza alla classe operaria di questa funzione che svolge. Queste cose che non mi faremo qui, non voglio dire altro. Grazie Luigi. Io insisto che niente vieta anche domande più semplici. Nel frattempo, se volete. Nella società comunista. Io credo che
siamo pronti a pensare a questa, a porci questo problema, perché non aveva senso porselo nel 17-18, ma adesso ha senso porselo. Quindi appunto ragioniamo su questo. Solo seguendo il consiglio di Beppe, anche il modo più facile, diciamo. Allora, quanto militante di un partito comunista, studiare vorrei bene, vorrei studiare dopo 8 ore di lavoro, 3 ore di trasporto, sono stanco, vorrei dormire per tornare a lavorare, quindi tempo di studio molto poco. C'è una domanda che ho fatto, che ti sempre fatto, come militante, parlando anche di razzismo, poi torno. Ed è vero che non lavoro dove sono io, dove lavoro, ma ci sono anche fieri, come faccetta nera, leghisti. Poi andare a venire a casa loro. È vero che tu sbatti la testa se tu mi dici tu sei razzista, secondo me sono molto antirazzista, vai a sbattere la testa contro una cosa che non riesci neanche a muovere, neanche di un poco, lui è razzista e così. Ma appena mi parlo, vedi, adesso la Lega con il voucher, tu figlio la paga con il voucher, tu hai un contratto con il tempo indeterminato, pagare, questo pagare, tuo figlio non avrà quello, non è colpa del nero che sta facendo. Tu stai perdendo la sanità, devi pagare i titoli, devi pagare questo, quell'altro, non è colpa del nero. Riesco comunque a farlo pensare, questo mondo. C'è una domanda che ho fatto in quelle, come dire, parlando, vorrei fare propaganda per il partito, per il marxismo, non vado mai a parlare di la merce, ma preferisco, diciamo, plus valore come concetto. Ma un esempio che ha fatto Marx, diciamo, quelli, che un lavoratore che lavora 8 ore sul stipendio, sul salario, rappresenterebbe solo il lavoro di 4 ore, di cui si sbaglia, no? 4 altre ore vanno al capitalista. Di così che si spiega la ricchezza del capitalista. Ok? Marx, studiando, ha trovato questa divisione, 8, mi sembra che era giusto quell'epoca, ma adesso cosa posso dire? Sono 6 ore che prende il capitalista, o 2 ore. Nessuno mi ha mai risposto a questa domanda. Sono ore di lavoro. Quando adesso, oggi, faccio una lista delle richieste in mano di 10% della popolazione. Ma come passa questa richiesta? Rimango sempre al 1840, 8 ore divise 2. Questo è. Io intanto ringrazio il compagno, ringrazio il compagno per lo sforzo che ha fatto, perché anche lui non è che va in fabbrica, sia tutta l'Italia, che ha trovato un po' di tempo per ricerche e scrivere qualcosa. Sono stato Stato. E poi lo Stato non è che è apparso con la borghesia, mi sembra che ci sia stato anche prima della borghesia. Uno Stato questo, uno Stato quello. Anche la lotta di classe non è che è apparsa con il marxismo. Marx non è che ha inventato la lotta, c'era anche prima, c'era un feudale, un conselho, c'era.
Lo Stato, se non sbaglio, non è la borghesia che alimenta. Lo Stato è il ceppo perché c'è una classe che deve dominare l'altra. Lo Stato è sempre per quella lì. Queste sono le lotte tra di loro. Sembra che lo Stato è fuori di me, è fuori dalla realtà, è fuori un arbitrio, diciamo così, che non c'entra. Ci sono questi ricchi, questi poveri, lo Stato cerca di distribuire, di ordinare. Ma alla fin fine è un apparato coercitivo, che impone certe regole, che impone certe regole. Che... Questo è il grazie. Per me, anche, quando lo fai, non lo so. Vaglio, paghi da bene. Paghi da bene. Ciao, beh, poi anch'io volevo fare una piccola riflessione, sono anche un operaio come Ismaele, e tante volte mia moglie mi dice se ho una relazione più con il primo libro del Capitale, perché se dovessi sommare le notti con cui le mattine con cui mi risveglio con il Capitale appoggiato sopra, perché ci ho provato, io non so, no, ma... no, ecco, io siccome seguo soprattutto come sono i compagni da parte ambientale, io penso che sia una cosa che qui mi facilita e mi facilita anche il colloquio quando ci capita nei banchetti di affrontare il tema del marxismo, è appunto, come ne parlavo prima con un compagno, sui temi ambientali, insomma, in cui le contraddizioni sono così lampanti e in cui tante volte anche le veghe tra un borghese o comunque un padrone o un operaio, magari lì ci sono più difficoltà a discuterne, insomma, no? Per quanto riguarda il tema ambientale è talmente lampante e sono delle contraddizioni enormi, insomma, no? Cioè anche quando si parla di immigrazione, insomma, no? La desertificazione delle parti dell'Africa, ma anche negli stessi Stati Uniti, la situazione della California, se ne parla poco, insomma, no? In maniera anche banalizzando, insomma, no? Hanno la California che potrebbe essere molto simile, pensate solo che per anni per desalinizzare l'acqua della California usavano motori a gasolio, insomma, no? E hanno Las Vegas, insomma, no? Che è una fonte di spreco di energia di una megalopoli in mezzo al deserto, insomma, no? Queste sono le contraddizioni più forti e secondo me appunto non c'è modo migliore che a parte che questa sarà una volta per noi prossimo futuro dal punto di vista internazionale, insomma, no? Qua, è qui dove si giocheranno, cioè, e non è slegato al mondo del lavoro, il problema ambientale è legato, anzi, quando abbiamo provato a affrontare l'ambientalismo come semplice ambientalismo, ne abbiamo perse le battaglie, insomma, no? Noi dobbiamo cercare di spiegare i problemi ambientali, le lotte per un ambientalismo sostenibile da un punto di vista marxista, appunto, insomma, no? Che chi paga sono sempre gli ultimi, sempre stessi, insomma. Volevo fare una riflessione su questo, insomma, no? E penso che, e lo stiamo facendo perché tra l'altro stiamo cercando di organizzare la serata e ho trovato molti aiuti, visto che, perché è vero che certe volte ho perso delle lacune dal punto di vista anche della comunicazione, però sul sito, ecco, su questo devo fare i complimenti ai compagni, c'è del materiale molto approfondito, insomma, no? Che ci aiuta anche ad affrontare queste cose. Libero. Allora, io voglio parlare di una cosa difficile, quindi non so se sono capace. Allora, quando ero a Marghera, come lavoro politico, nei 69, 70, primi anni 70, ero impegnatissimo nella lotta con gli operai chimici di Porto Marghera. E non sono mai stato un operaista, ero più probabilmente un operaio, nel senso che avevo assunto il punto di vista operaio di quegli operai di Marghera, non di quelli di oggi. Ecco. Allora, il punto fondamentale,
l'apice, diciamo così, della lotta del petrolchimico è stato quando gli operai sono riusciti a impadronirsi della capacità di fermare il ciclo produttivo, fermata e riavvio della produzione. L'avevo scritto solo antico. Gli operai per ogni reparto erano in grado di fermare il reparto e riavviarlo senza il bisogno, senza che ci fosse la presenza del capo reparto. Ecco. Quindi eravamo arrivati, in questo sapere collettivo, a che cosa? A conoscere il ciclo. A conoscere il ciclo. Ma guardate bene, ma niente di più. Cioè, eravamo comunque bloccati dal ciclo. Qui il punto, non siamo mai riusciti a superare con la lotta il ciclo chimico. La forzatura del ciclo è rimasta, anche se noi eravamo riusciti a capirlo. E quella lotta sul grado di lavoro è fallita perché, non tanto perché, sì, è vero, il Partito Comunista era contrario, contrarissimo come solito, ma è fallita perché noi eravamo bloccati al ciclo, questa è la verità. Oggi la ciclizzazione del lavoro, abbiamo visto tempo fa quel convegno sulla logistica, ha preso anche la logistica, che sembrava una cosa estremamente difficile, no? Il ciclo è arrivato anche lì, è arrivato alla produzione, è arrivato anche all'informatica, è arrivato perciò. Allora, la domanda è, ma come cazzo facciamo, insomma, no? Che strumenti abbiamo per superare il ciclo? Perché o ci liberiamo dal ciclo, altrimenti non ce ne saremo fuori. Questo è tutto. Grazie. Volevo partire prima, però adesso mi viene meglio Vito Poiesi. I compagni comunisti abbiamo visto anche recentemente con la morte di Bertolucci, hanno proposto le scene di Novecento, o almeno chi non le ha viste, la televisione, la ricerca YouTube. Io sono andato in cerca e l'ho messa perché la mia gioventù è venuta su così, è venuta su vedendo certi film e in qualche modo costruendo la Vito Poiesi. Perché? Perché c'era il pantheon del popolo comunista. Gli operai e i contadini emiliani, ben ritratti nel Novecento, e ad un certo punto gli è crollato il mondo addosso, perché quando è morto Stalin è morto il grande padre. Però ricordiamoci che questa è la storia. E allora, da un certo punto di vista, il popolo, se vogliamo parlare di popolo, non di populismo, ma di popolo, parliamo di giovani del popolo, scrivono moltissimo. Non è che non scrivono moltissimo. Immaginatevi, siete attaccati a quello schermo di smartphone o di tablet o di computer, quanto scrivono al giorno d'oggi, molto di più di una volta. Il loro immaginario, Instagram, YouTube, i canali informatici e il cinema di Hollywood, che ha costruito un immaginario globale, insieme alla produzione asiatica del cinema indiano, che è monopolista non solo per l'India ma anche per altri paesi. E di questo dobbiamo anche occuparci, perché secondo me è importantissimo capire che come comunisti non abbiamo più mezzi di influenza o mezzi di, come dire, di comunicazione che arrivino al popolo. Avevamo un giornale, non ce l'abbiamo più, potevamo avere una radio, non l'abbiamo mai avuta. È difficile parlare di questo, però dobbiamo parlarne, perché altrimenti il messaggio o comunque l'analisi marxista, il punto di vista dei comunisti non può arrivare, rimane tra noi, ma non ha gli strumenti. Dobbiamo parlare di strumenti, dobbiamo essere presenti nei social, dobbiamo essere presenti in Instagram, dobbiamo essere presenti nelle produzioni di video dei giovani compagni che magari non si ritengono comunisti, che lavorano negli Stati Uniti, per esempio, rifiutano, giovani sperimentatori e ricercatori, rifiutano di lavorare per i
progetti che hanno a che fare con le forze armate. Anche questo è un discorso. Lì hanno creato, non mi ricordo bene il nome, comunque la Lega dei ricercatori per il popolo. L'hanno chiamato proprio in questo modo, non mi ricordo il nome americano. Ci sono tante situazioni che non si ritengono probabilmente comuniste, ma che hanno a che fare, per esempio, Occupy Wall Street per quanto tempo è stato un fenomeno marxista, è stato un fenomeno di lotta di classe, perché su quello poi si è creato un movimento di opinione e Trump ha giocato anche su quello, perché Trump ha giocato esattamente sul rifiuto del cuore grasso dell'America, diciamo quella che vedete quando vi fanno vedere le elezioni americane, c'è cioè un pezzettino di azzurro, il rosso in mezzo dell'Old Party, dei repubblicani, e è lì che si gioca poi alla fine. Allora, la comunicazione, l'immaginario del mito Poiesi, bisogna costruirne un'altra alternativa. Allora, ci restano 12 minuti. Credo che da voi vari si aspettino quanto più un commento a quello che hanno detto. Vi do 5 minuti a testa. Cerca con un certo successo di fare e
cercarlo anche in posti abbastanza lontani e tutto sommato isolati. E una delle questioni che mi ha fatto impressione è vedere che questa rivolta dei gilet gialli in Francia arriva da posti che sono stati abbandonati da Dio dei Santi, e cioè oggi è più difficile vivere in un piccolo centro, più difficile studiare da un piccolo centro di quanto non fosse sia in Francia sia anche in Italia, devo dire, che non fosse negli anni 50 e negli anni 60. E finché non si riesce ad arrivare anche a queste situazioni, chiaramente, come dire, siamo dentro delle occasioni mancate. Grazie. Cioè, perché Marx dice anche delle sforzate come Kant, no?
si farebbe adesso, no? Che prende tutte le frasi di Marx, anche su opere, non c'entra niente. Marx è proprio un signore dell'Ottocento che litiga con la figlia perché non li vuole far sposare la Farga, perché la Farga è creolo, cioè non è bianco, e non va bene le opere valle per un tempo infinito, cioè c'è anche le sue fisiche, no? Così come sulla politica estera, non so chi mi citava, c'ha degli odi un po' particolari, che, cioè è un uomo, non è un padre eterno. Però secondo me, insomma, in Engels, questa è la mia opinione, c'è e credo che sia per l'influenza che il darwinismo prima, Marx ha una grande stima per Darwin, gli manda una copia del Capitale, fotografata come lui legge, Darwin c'è una grande stima, e Engels si trova infilato dentro il clima del positivismo che Marx in fondo respira solo all'inizio, che Marx muore nel 83, Engels muore nel 95. E Engels spiega seriamente, anche in Engels permane la contraddizione, solo che c'è molta roba che permette di essere girata di là. E in più c'è un fatto, che ad esempio il congresso di Erfurt, che è del 90, se non vado errato. Sì, perché mi diceva che sono nel 89. Deve essere del 91. Engels è vivo. Il fatto che non critichi esplicitamente, muore 4 anni dopo, quindi è ancora integro con la testa, il fatto che non critichi quello che viene è un problema, perché lì c'è una vulgata brutale, e in quegli anni il commento al programma di Erfurt scritto da Kautsky e le cose di Bebel sono i libri che girano, sono i libri marxisti dell'epoca. Vengono letti 100 volte più di Marx. Engels non fa nulla, non è che Engels scrive una roba come ha scritto l'Anti-Büring, che scrive una roba l'Anti-Kautsky. E quindi viene da tutti considerato come una roba che è così. In questo senso c'è una responsabilità, che ripeto, una responsabilità storica, non considero questa una responsabilità soggettivamente, mentre penso tutto il male possibile di Stalin anche sul piano personale, diciamo, non penso nulla di tutto questo. Di Kautsky c'è un commento di Marx, perché Kautsky va a trovare Marx, e Marx lo considera un po' creativo, un po' ottimista. Infatti non stavo controllando se volevo riportare la citazione, se non c'è quanto ristabiliamo la mente, perché c'è. E non me lo ricordo, non prego. Poi ci sono due o tre questioni che in realtà si tengono molto. Concentriamoci sul superamento, ragioniamo su che cosa proponiamo, la questione dei temi ambientali e il ciclo che si estende. Sono aspetti diversi di un problema simile. E il problema è, che poi è un punto fondamentale, che oggi ci sono molte più ragioni per essere comunisti che non al tempo di Marx. E oggi c'è una maturità del tema del comunismo molto più alta che non al tempo di Marx. Su questo non c'è alcuna discussione, perché Marx parla della funzione storica positiva del capitalismo nella sua capacità di sviluppare la produttività del lavoro, cioè di porre le condizioni però questo produce la devastazione dell'ambiente, questo produce un modo di lavorare basato sul ciclo che incorpora un rapporto di potere, tutto adesso questo pone il problema. Io penso che su questi nodi nel libro non c'è praticamente niente, non c'è nulla, perché il primo sottotitolo di questo libro era Marx e l'attualità del comunismo, e poi mi sono reso conto lavorandoci che sarebbe venuto fuori un libro opposto che io sia in grado di argomentare seriamente sulla novità del comunismo, ma a posto questo, abbiamo ascoltato, anche se non è acclarato, sarebbe venuto fuori una mappazza di 450 pagine, perché solo così sono 240 pagine e c'è solo
Marx è non molto tirato, perché io di luoghi comuni da smontare lì ne ho messi tre, ma se ne poteva fare sei o sette. Quindi tenendosi stretti è diventato 240. E quindi non c'è nulla su questo. Questo è uno dei prossimi libri che spero di essere in grado di scrivere. Perché è indubbio che questo nodo qui noi lo dobbiamo sviluppare. Io sono piuttosto convinto che il capitalismo ha esaurito la sua spinta propulsiva, cioè che la crisi che stiamo vivendo è l'incapacità del capitale di riprodurre il rapporto di valore, nonostante tutto quello che ha fatto per, diciamo, per contrastare questo nodo. Ma il capitale si sviluppa oggi in forma regressiva e deve colonizzare gli spazi liberati, deve oramai colonizzare la vita, il DNA, deve fare delle opere barbariche, non è più in grado di... Cioè il capitalismo, se pensate agli anni 50, 60, 70, uno può essere ipercomunista, ma cazzo, si è passato dal giro a piedi all'andare in giro in macchina, cioè ha cambiato la vita, si è allungata la vita, la salute, no? Invece oggi è veramente barbaro. Però questa cosa qua oggi è vissuta così, che è più facile pensare alla fine del mondo che non alla fine del capitalismo. Ma è così, la gente pensa che, mentre se tu parli in giro, molta gente pensa che il mondo può, una guerra, l'inquinamento, ci stiamo distruggendo, no? Che quindi il mondo finisca, no? Che la specie umana si autodistrugga, questo lo vedo, ma che sia possibile superare il modo di produzione capitalistico. Non più, qui siamo. Allora è evidente che noi dobbiamo ragionare, scrivere, pensare su questo nodo che pone questo che qua. Nel libro non c'è nulla e io non la risolvo, diciamo, prima di chiudere questa sera. Finisco su due cose. Una è una battuta, il compagno che legge il primo libro del Capitale, invece io il primo libro del Capitale l'ho letto di giorno. Perché tra quarta e quinta perito elettronico facevo cameriere a Borgio Verenzi e alla Casa Valdese di Borgio Verenzi. E tutti i pomeriggi, invece che andare in spiaggia, sparecchiavo un posto nella sala da pranzo poco pregiata, diciamo, del ristorante, e ho letto tutto il primo libro del Capitale a 17 anni, prendendo appunti, cioè guarda tutti gli appunti. Si viene su un po' storti dopo un'esperienza così, perché sono tornato a casa bianco come ero andato, mia madre mi ha chiesto se avevo bevuto invece di prendere che avevo letto, diciamo. Però, per cui ogni occasione è buona, diciamo, per mettersi a leggere il Capitale. Invece l'ultima, invece devo dire, io quando ho riletto per questo libro delle cose, il problema è che io penso ci sono dei pensatori che sono dei grandi, che hanno un pensiero che non è che non ti viene normale di avere, cioè che ti stupiscono sempre e che io me lo rappresento così. Il pensiero di Marx è come riuscire a viaggiare su un canale che ha il bordo tutto inclinato, no? Che tu camminando su nell'inclinazione dentro il canale tendi a finire giù, no? Tendi a finire giù dove passa l'acqua, ed è difficilissimo riuscire a camminare tenendola, stando sopra, perché è inclinato. Io faccio un esempio, Max è così, e tutte le volte che leggo delle cose di un scoletto di quelli che facevano l'editore riuniti, che uno poteva anche non leggersi tutta l'ideologia tedesca perché comprava a 500 lire la concezione materialistica della storia, c'erano 70 pagine che riuscivi a leggere, magari non capivi tutto. In questo io consiglio di leggere, ma l'ultima cosa è quindi che leggi il primo libro del Capitale merito e non è inutile, perché ti fa funzionare il cervello, ti fa capire. L'ultima cosa che volevo dire era su questa cosa qua del mito. Perché siamo quello che vediamo, che guardiamo, non che ci sia un problema, finisco, che ci sia un problema di produzione di miti è del tutto evidente.
stiamo giocando una partita con un capitalismo che ha una produzione di mitologia molto maggiore del sistema dei faraoni. Siamo nella fase della storia dell'umanità dove la produzione religiosa di falsa coscienza è totale. Il calcio è una roba, ma pensate al consumismo. Il rincoglionimento collettivo che avviene attraverso la pubblicità, in cui tu non sei nessuno, ma se consumi la mano verna diventi il gusto più della vita e il senso. Se poi vedi in campagna, è capace che anche qualche donna ti guardi. Cioè, così è un'educazione al fatto che tu non vali niente, ma se consumi, se compri quella macchina avanti diventi qualcuno. Poi si chiedono perché la gente si fa di coca, perché è un'educazione al consumo delle sostanze. L'umanità non cresce perché soffre, vive, si innamora, si autocritica, ragiona, pensa, studia, si corregge. No, l'umanità migliora perché consuma. E allora perché cazzo non consuma la cocaina? Guardate, l'educazione all'uso delle droghe. Ma quella lì è la principale forma di religione. Cioè, tu non vali un cazzo, ma se consumi vale qualcosa. Fine della trasmissione. Quindi siamo in un'epoca religiosa. La Fiat spende 600 euro per pagare gli operai che producono una banda e spende il 3% del suo fatturato, cioè la metà della cosa della banda, in pubblicità. Non c'è più giornale, non c'è più niente che non sia la pubblicità delle aziende. Che colonizzano l'immaginario totalmente, invecchiando la gente a reti unificate. È pazzesco, quindi che c'è un problema gigantesco di produzione di vita. Secondo me la cosa che noi, per cui noi ci dobbiamo muovere con grafici tutti buoni è l'obiettivo di realizzare. Però noi dobbiamo avere, secondo me, un'accortezza. Dobbiamo evitare di piegare il marxismo, cioè la scelta critica che delistifica l'ideologia, trasformandola in una ideologia, come è stato fatto nella prima fase del movimento comunista. Cioè io penso che noi dobbiamo tenere la distinzione tra la teoria critica e la produzione di teoria critica, che devono essere indipendenti dal partito e dai suoi comitati centrali. Il marxismo non deve mai più, affermazione, diventare una scienza, di un'ideologia di legittimazione di un gruppo dirigente. Deve servire a fare il culo di un gruppo dirigente, non a confermare. E va mantenuta una separatezza che la Chiesa Cattolica in parte ha mantenuto e che il comunismo non ha fatto, tra la ricerca teologica e il prete che ti torna. Va mantenuta una distinzione. In questo, secondo me, che nella costruzione di un partito comunista, della sua ideologia, della sua prassi, della sua narrazione, delle cose che dice, ci sia incorporato un pezzo di falsa coscienza, secondo me è così, è giusto che sia così, ed è necessario che sia così. Cioè c'è un pezzo di religiosità dentro quella roba, non è tutto pulito, perché siamo a combattere corpo a corpo con una condizione religiosa enorme. E tu non basta che vada in giro a dire alla gente ricordati che devi morire, ricordati che la gente sceglie quegli altri, non sceglie l'altro, non è che sceglie quelli che bisogna. Ma va tenuta che l'elaborazione, cioè va tenuta una separatezza, un'autonomia, secondo me, perché altrimenti noi ci mangiamo la nostra capacità critica. E quindi noi dobbiamo usare la falsa coscienza perché una parte ne va usata consapevole di usarla. E quindi tenendo un'autonomia, secondo me, dello studio. Ed è per questo che io penso che l'autonomia, diciamo, la costruzione del soggetto della trasformazione non è né l'idea, adesso qua per tornare all'operaismo, né l'idea di Negri, che il soggetto è già ben fatto, nell'idea di lavoratore politico, diciamo, dell'autonomia del politico. Ma secondo me è un'idea di, che provo ad articolare nel libro, diciamo, di relazione tra autonomie funzionali, forme di auto-organizzazione di classe, forme di mutualismo, partito, sindacato.
saperi sociali e che non c'è una gerarchia in cui c'è uno che comanda sugli altri. Perché se fai una gerarchia, alla fine diventa che il partito è sopra, diventa che quelli sotto, anche i migliori studiosi, diventano i giullari del segretario generale del comitato centrale. E secondo me questa roba qui ha fatto più danni al marxismo di tutti i padroni messi insieme. Grazie Paolo, grazie a voi e le nostre scuse al lavoratore che ha dovuto sopportare un quanto lo grazie. Ma si paga, è lavoro, non c'è lavoro non pagato. Ma il giornale finiva alle 11:30, adesso ti prendono un quarto d'ora in fabbrica che gli facevo. Non ci siamo.